Se vuoi avere più sincronicità, ci vuole più ordine. Se vuoi avere più attenzioni, ci vuole meno accumulo. Queste parole segnatele perché sono parole importanti. Quindi sentirsi scelti significa creare una casa essenziale, togliere tutto ciò che non ci serve. È possibile essere più belle, più carine, avere un metabolismo migliore attraverso il Feng Shui ed è possibile migliorare quella che noi chiamiamo sincronicità. Hai presente? Ti fai una domanda, ti chiedi ma come posso risolvere questo problema? Come posso uscire da questo blocco? Cammini per andare, che ne so, al lavoro. Passi davanti alla classica libreria dove ci passi tutti i giorni e vedi proprio quel giorno esposto un libro che tratta esattamente quell'argomento. Eppure dici, ma scusami, fino al giorno prima io non l'ho visto quel video, quel libro. Eppure in quel momento era lì. Ma allora a questo punto cosa devi fare per migliorare il tutto attraverso gli oggetti che stanno a casa tua? La prima cosa, la più importante in assoluto, è evitare il disordine. Diciamo avere ordine, questa è la parola più corretta. Creare ordine. Di la verità, quando fai quelle che vengono chiamate pulizie profonde, quelle che vengono dette anche di primavera, ma magari tu le fai 10 volte all'anno, 20 volte all'anno, non ti senti diversa, a parte magari la stanchezza, però non ti senti che hai eliminato qualcosa di tossico che c'era dentro te? Ebbene, il Feng Shui viene in aiuto e attraverso le direzioni, per esempio, favorisce determinati ambiti piuttosto che altri, ma soprattutto li mette in ordine. Che cosa significa? Che ogni punto della casa è associato ai tuoi organi, ma al di là degli organi esiste, dicevo, un qualcosa di importante, l'ordine. Quante riviste, ad esempio, tu hai in casa che sai che non ti servono più, lo sai che sono lì a non far niente, oppure quanta carta hai accumulato che non serve a niente. Io, per esempio, ho una cosa: ogni giorno riguardo uno dei miei cassetti, qui ho vari ripiani, ne ho di qua, ne ho di là, e ogni giorno, quasi ogni giorno, mi chiedo se quel cassetto potrebbe essere migliorato, se quella fessura potrebbe essere migliorata. Perché? Perché magari c'è un foglio che è di troppo. Se proprio ne ho bisogno, me lo vado a ripescare perché ce l'ho in archivio, memorizzato nel computer, ma questa è una scelta. Ma parliamo di cose semplici, le tue riviste. Veramente tutte le riviste che hai da parte ti servono? O su 100 o su 10 magari? Te ne basterebbero due. Probabilmente questa è la direzione migliore. Ma per saperne di più, per diventare dei maestri del Feng Shui, ebbene, io mi sono organizzato che ogni tot settimane noi ci ritroviamo in live su Zoom, come questa sera alle 20:45, martedì 6 settembre, ore 20:45. Siamo in live. E parliamo proprio di Feng Shui, questa arte di come si dispongono le cose in casa per avere un metabolismo migliore, per avere dei risultati migliori, per raggiungere il tuo obiettivo. Ebbene, questa sera parleremo esattamente di questo e prenderò degli argomenti molto particolari che rispecchiano un argomento in particolare, ma ti voglio lasciare così un po' sulle spine, tanto so che piace l'argomento, so che ci sarete in tanti. Quantomeno per me sono tante le persone che vengono e dopo la mia esposizione avrete la possibilità di fare le vostre domande. Quindi prepara eventualmente una domanda se magari ti viene un dubbio già fin da ora su qualcosa che hai a casa. Cerca di renderla non troppo complicata, eh? E come sapete poi avrete il materiale dove ci sarà unicamente la mia voce, ok? Ed eventualmente il materiale esposto. Bene, per vederci stasera è semplice. Devi semplicemente cliccare qui sopra, se mi segui da Facebook, qui sotto da YouTube, il link nezzacademy.net/live. Clicchi, entri in una pagina, magari ci metti un po' a caricarsi, dopodiché, una volta entrato, fai l'iscrizione. La prima volta è un po' più lunghetta, ma poi
Fidati, per le prossime volte è tutto più accelerato. Faremo grandi cose assieme e l'Accademia sta per arrivare. Preparati perché sta per arrivare veramente. Adesso siamo proprio agli sgoccioli, eh? Parlando di ordine, adesso io ti devo parlare di una cosa molto importante. Preparati, ok? In ognuno di noi esiste una storia genealogica, questo è poco ma sicuro. E noi tendiamo a fermarci sempre genitori, nonni, bisnonni al massimo, dopodiché basta, ci fermiamo. No, non va bene così. La storia genealogica è fatta di molte più generazioni. Lasciamole perdere per questo, diciamo, per questo momento, in questo video, ma semplicemente prendiamo consapevolezza del fatto che sono tante. E quindi quello che andrò dicendo magari non può riguardare te, non riguarda tuo papà, non riguarda tuo nonno, ma magari riguarda il nonno di tuo nonno, per dire. Ebbene, esiste un principio secondo il quale ogni tot nati esiste qualcuno che ha la predisposizione di essere nato con un gemello che viene chiamato scomparso o gemella scomparsa. Cosa significa? Beh, molti di voi già lo sanno, conoscono l'argomento. Significa che, ok, la mamma era strutturata per avere te, solo e unicamente te, ma c'era un'altra, chiamiamola anima, che era lì che diceva no, voglio incarnarmi io, e tu no, voglio incarnarmi io. E alla fine c'è stata una specie di lotta, perché è inutile che mentiamo. Ci sono molti testi che parlano in un modo, altri in un altro. Io sono, diciamo, di quelli che dice c'è stata una specie di lotta. Il primo che alloggia è quello che ha diritto di partecipare alla vita. L'altro rimane in sospeso, ha perso in un certo senso l'opportunità. Però mi fermo qui. Che cosa succede però? Che la mamma, in ogni caso, tua, quella del nonno, quella del bisnonno, si diceva qualsiasi mamma, vive un dolore a livello unicamente inconscio, sia chiaro, secondo il quale quello è un lutto. Lo vive come un lutto. Se invece c'è stata una morte vicino alla tua nascita, a quella del nonno, facciamo la tua, le cose non cambiano. Sempre lutto è. A questo punto, perché ho introdotto questo argomento? Perché pensa un po', l'aspetto numerologico che tratta questo argomento e che vede un conflitto di scelta, chi verrà scelto? Io o il morto? Io o il gemello? Chi è che la mamma guarderà di più? Beh, tutto questo che è associato principalmente al 6, ma è tutto discutibile, il numero è lo stesso numero che parla di ordine in casa, che parla di sincronicità, ok? E se vogliamo di anima. Ma lì andiamo su un altro argomento. Ora, chi è, tornando al discorso riviste, oggetti e via dicendo in disordine e accumulati per niente, chi è che accumula di più? Proprio chi ha una dinamica di questo genere. Se ti senti una persona che ha quantità magari piuttosto elevate di oggetti quando ne potrebbe avere meno, parlo di riviste in particolare, cose di carta per esempio o tessuti, beh, sappi che è un modo tuo inconscio di reagire, qui si introduce quello che è il cervello rettile, che dice guarda che per sopravvivere devi fare scorte. Ma soprattutto la scorta di questo tipo è demotivante, diventa una fonte di demotivazione, chiamiamola così. Perché? Perché appesantisce, perché parla di una paura. Se accumulo significa che mi considero poco amato. Ricordati questo, più una persona che tu conosci vedi che accumula, significa che ha paura di non essere stato amato come avrebbe desiderato. Del resto il cleptomane, come memoria genealogica, chi è? Colui o colei che si è sentito privato dell'amore che riteneva gli appartenesse. Diceva, è mio quell'amore, com'è sta storia? L'hai dato a mia sorella, a mio fratello, perché? Ma quando è esageratamente forte questa lettura di questa bambina o bambino, si rifà in età adulta riprendendosi ciò che gli appartiene, dice lui o lei, ma non riesce a frenare questo, chiamiamolo, istinto. Qui la cosa è uguale. Perché? Perché, ok, non è che sta rubando qualcosa, ma sta accumulando, sta tenendo ciò che non gli serve. Quindi
Per avere un buon metabolismo e per avere una sincronicità perfetta, ricordati, devi avere la mamma e il papà, diciamo, che ti guardano dritta negli occhi, non che guardano il morto. E ciò accade sempre quando non è stato elaborato. Ma allora cosa posso fare per evitare che gli occhi di papà e mamma guardino altrove e che quindi di riflesso mio marito, mia moglie guardi altrove, il mio capo guardi altrove, il mondo del lavoro guardi altrove? Cosa posso fare? Cominciare a dire quante, esempio si diceva, riviste ho accumulato per niente, e cominciare a fare sacchi, sacchi, sacchi da cominciare a riciclare, portare nei centri di raccolta differenziata tutto quello che ritieni che accumulo. Quando per esempio hai oggetti messi in un certo modo che tu non riesci nemmeno a passare perché sono talmente tanti che dici faccio perfino fatica a camminarci in questa abitazione, beh, lì il prana non si muove liberamente. Il prana è questa energia che entra principalmente dalla porta d'ingresso e poi dalle finestre, ma è quello che ti crea gli eventi felici. Ora, se tu sei pieno di oggetti di qua e di là, fa fatica, e quella fatica porta lo sguardo del lavoro, del tuo capo, del tuo marito, di quello che è, da un'altra parte. Quindi ricordati, se vuoi avere più sincronicità ci vuole più ordine, se vuoi avere più attenzioni ci vuole meno accumulo. Queste parole segnatele perché sono parole importanti. Quindi sentirsi scelti significa creare una casa essenziale, togliere tutto ciò che non ci serve. E poi se tu accumuli, 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 sei sintonizzato sulla scarsità. Sapesso che tu sia pienamente d'accordo. Ma c'è quella cosa che mi potrebbe interessare. Guarda, o fai la foto e te l'archivi, o semplicemente strappi la pagina e te la tieni da parte. Semplicemente questo. Ho parlato soprattutto di carte, di tessuti, per un motivo. Perché sono quegli oggetti che più di tutti sono associabili alla paura dell'abbandono, alla paura di sentirsi soli, ma non oggi, nel lontano passato, quando eri addirittura feto, quando eri bambina, bambino. Beh, mi raccomando, abbi cura del tuo metabolismo, abbi cura di te stessa, di te stesso, perché una casa bella, questo si dice nel Feng Shui, una casa curata, perché tu adesso togli ciò che è di più, il di più, ma poi comincia ad abbellirla, questa casa. Comincia, non dico, è una metafora che uso, mettici i fiocchetti, cioè il fiocchetto non lo vorrei come oggetto, però ecco, comincia a dedicarti a renderla ancora più bella. Quindi metti un oggetto in più, ma mettilo per abbellire ciò che hai. Tu immagina un po' queste scintille luminose, cling, che appaiono appena una persona entra e vede uno spettacolo. Quando vede uno spettacolo, tu stai meglio, perché una casa ben curata, ben ordinata, non mi dire di no che non l'hai già notato, appartiene a persone che hanno comunque un modo di essere, di vivere la propria vita diverso. Tutto gira attorno all'energia che ci gira attorno, per l'appunto. Bene, ti ricordo, stasera siamo in live alle 20.45, martedì 6 settembre, intendiamoci. Tutto ciò che devi fare è avere carta e penna, ma comunque ti arriverà il materiale. Mi raccomando, clicca su nezacademy.net/live e iscriviti. Ricordati, la prima volta è un po' più lunghetta, abbi pazienza, le cose fatte con calma sono le migliori. Poi quando l'hai fatto, l'hai fatto. Dopodiché sarà tutto più veloce. Questa community che io desidero che diventi sempre più grande, tanto per accumulare, capito? Ebbene, sempre più grande per fare eventi sempre più grandi. Se a me piace parlare in pubblico, che ci posso fare? È una cosa che adoro. Bene, ti abbraccio forte, forte, forte. Ci vediamo stasera. Mi raccomando, puntualità. Lo devo dire anche a me stesso. 20.45 su Zoom. Ciao, ciao, ciao.